Oggi, giorno della donna, la FIDAPA conclude un progetto, Crescere che impresa, e proprio in questa occasione si sta tenendo un incontro qua all'Archimede. C'è la preside, ci sono tanti ragazzi. Cosa racconta la FIDAPA, a parte la parità di genere? Allora, oggi è una giornata particolare per noi, per noi donne e soprattutto perché si celebra la giornata internazionale della donna, ma è una giornata particolare per noi donne della FIDAPA perché oggi concludiamo con l'Archimede un progetto che, come hai detto tu, Crescere che impresa, è un progetto che ha visto coinvolte la FIDAPA, la Scuola Archimede e un'organizzazione di importanza mondiale che si chiama Junior Achievement, che realizza programmi per le scuole. Il programma era tutto volto all'educazione finanziaria, ad arricchire l'educazione alla cittadinanza e per un'economia sostenibile. E oggi, l'incontro di oggi era proprio quello di stimolare i ragazzi a credere di più in se stessi e soprattutto le ragazze a intraprendere anche professioni nel campo scientifico. Difatti il nostro PNRR parla proprio di portare avanti le materie scientifiche soprattutto per le donne. Passione e lavoro. Qual è la linea di confine? Allora, è stato detto proprio durante il workshop che la passione deve essere alla base. La passione è quella che deve aiutare i nostri giovani, che saranno, che sono le nostre risorse per il futuro, di aiutarli a credere in se stessi e di continuare a fare quello che piace. Anche poi per un lavoro futuro. Non è facile, perché qua in Sicilia non ci sono opportunità di lavoro, quindi non è facile. Sì, ma ormai viviamo in un mondo globalizzato e quindi credere in se stesse, sapere delle professioni, che ci sono non solo da noi, ma che si può trovare anche lavoro altrove. L'importante è credere in quello che si fa, come ha detto una delle esperte del workshop, credere in quello che si fa per essere felici. Oggi all'Archimede un incontro proprio in funzione della giornata della donna. Ci sono tanti ragazzi, una platea gremita di ragazzi. Qual è il suo messaggio? Il mio messaggio e la mia speranza è che questi ragazzi possano vivere in una società dove finalmente questa parità di genere si realizzi e si realizzi, diciamo, compiutamente. Tantissimi passi avanti sono stati fatti, ma se ancora, diciamo, desta scalpore il fatto che per la prima volta abbiamo il Presidente del Consiglio donna o il Presidente della Cassazione donna, vuol dire che questa parità non è stata ancora, a mio avviso, pienamente raggiunta. Io mi auguro che i nostri figli e i nostri nipoti vivano in una società in cui venga elogiata una personalità per le proprie competenze, a prescindere che sia una donna o un uomo, ma per le proprie competenze professionali, umane, e che quindi, ecco, non si tenda più a sottolineare è donna o è uomo, ma è competente o non è competente? Questa deve essere la domanda che ci dobbiamo fare. Se ci sono delle donne competenti, perché no? Se ci sono degli uomini competenti, perché no? Cioè, ecco, basare il nostro giudizio, il nostro apprezzamento sulla professionalità delle persone e non sul genere delle persone. Certo, ripeto, i passi avanti si sono fatti. Mi auguro che questi nostri ragazzi possano portare a termine ciò che noi abbiamo iniziato. Non smettere di sognare e credere in se stesse, queste sono le direttrici di marcia. Questo è stato il messaggio proprio del workshop di oggi. Conoscersi, conoscere le proprie potenzialità, sognare e
e lavorare sodo per affermare, per fare in modo di realizzare i propri sogni, perché noi quello che vogliamo, a cui vogliamo spingere i nostri ragazzi, è: ognuno di voi vale, ognuno di voi può fare tanto e ognuno di voi, noi siamo accanto a voi perché voi possiate crescere bene e possiate attrezzare la vostra cassetta degli attrezzi per affrontare la vita futura. E adesso sul progetto Crescere che impresa ascoltiamo la professoressa Rosanna Casella, che tra l'altro è docente in questo istituto. Sì, esattamente. Allora, essendo oltre una socia appunto della FIDAPA e docente dell'istituto, naturalmente mi sono impegnata a portare avanti questo bel progetto Crescere che impresa con tutte le terze. Diciamo che è stato veramente, sono stati 4 incontri veramente belli, perché ho avuto una bella risposta da parte degli alunni. E nonostante inizialmente avevo qualche, diciamo, perplessità, invece poi coinvolgendoli, coloro che magari erano più discoli a fare dei lavori con disegno e così via, hanno seguito con veramente con piacere, hanno realizzato dei cartelloni, uno per ogni workshop organizzato, e hanno fatto dei lavori che addirittura l'ultimo in particolare ho proprio chiesto: ma perché avete disegnato il Senato, perché avete disegnato la astronauta, dico delle cose che veramente ho cercato di estrapolare quello che il pensiero di loro, quello che sono riusciti a raccogliere da questi incontri. Sono veramente contenta perché la partecipazione è stata completa per tutte le terze. Niente da ripetere, sicuramente da ripetere. Un incontro all'Archimede. Una sala gremita di ragazzi, qual è il suo messaggio alle donne, anche agli uomini, sia come istituzione sia come donna? Allora, oggi sono qui intanto come donna, ma anche per il ruolo che ricopro di assessore alle pari opportunità. Sono molto lieta nel poter vedere come le associazioni del nostro territorio si sono mosse per portare avanti delle iniziative volte a celebrare la giornata, ma con il messaggio soprattutto di voler favorire le pari opportunità, l'uguaglianza tra uomo e donna, la parità di genere in generale. Quindi penso che oggi è un momento ottimo, un momento di partenza, perché ci trova qui riuniti l'amministrazione comunale, l'istituzione scolastica che ha un ruolo fondamentale, come lei ha detto, l'aula è piena di giovani, di ragazzi che stanno crescendo, e quindi è importante che loro crescano con dei sani principi, con dei sani valori. E c'è anche l'associazionismo presente, quindi questa azione sinergica deve essere la base per poter portare nella nostra comunità locale una ventata di novità, nel senso che dobbiamo fare in modo che la parità di genere venga realmente vissuta nella nostra comunità di Partinico. E i presupposti ci sono, perché insieme possiamo fare tanto per costruire le condizioni per rendere la nostra comunità democratica e civile.